Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Senza perdere altro tempo vi annuncio subito che il 16 ottobre 2014, dunque tra 2 giorni, Apple ha fissato un evento durante il quale presenterà dei nuovi dispositivi. Ovviamente come saranno rimane un mistero e rimarrà tale fino a quella data, ma fortunatamente sul web sono emersi numerosi rumors che ci spiegano quali e come potrebbero essere. In questo video sono qui per riassumervi tutte queste predizioni e raccontarvi le nuove caratteristiche degli iPad, Mac e forse iPod che verranno presentati. Iniziamo con l'iPad Air 2 e l'iPad Mini Retina di seconda generazione, rispettivamente la 6ª generazione di iPad e la 3ª generazione di iPad Mini. Beh, è praticamente sicuro che questi due dispositivi verranno presentati all'evento del 16 ottobre, che saranno i protagonisti, ed è altrettanto sicuro che avranno entrambi il Touch ID installato sul tasto Home, il famosissimo lettore di impronte digitali presente anche su iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Un'ulteriore conferma di ciò infatti ci giunge da questa foto fatta da Hamza Sud, che è riuscito a trovare in iOS 8.1 beta, software che sarà installato di default sui nuovi iPad, una scritta che conferma la presenza di Touch ID e di Apple Pay, una funzione attualmente sfruttabile solo in America che permette di rinchiudere tutte le nostre carte di credito in Passbook e pagare con un codice univoco, universale per tutte le carte registrate. Attenzione però, al contrario di iPhone 6, sembra che questi nuovi iPad, nonostante Apple Pay, non avranno l'NFC. Questi nuovi iPad avranno il processore di generazione A8 più il coprocessore di movimento M8, presenti anche sui nuovi iPhone. Addirittura su internet recentemente è sbarcata una foto che sembra confermare che il chip non sarà un A8 normale, bensì un A8X, ossia una versione rivista e migliorata dell'A8. Come del resto era già successo con iPad 2, iPad 3 e iPad 4. Alcune foto inoltre sembrano confermare la presenza del nuovo altoparlante e del nuovo microfono, che dovrebbe prendere la stessa forma di quelli installati su iPhone 6, 6 Plus e iPod Touch 5. Tuttavia sarebbe la prima volta da parte di Apple introdurre questo nuovo design sugli iPad. Parlando invece di schermo, non si hanno informazioni sulle dimensioni di quest'ultimo, ma alcuni rumors ci portano a pensare a una protezione antiriflesso, che quindi permetterà agli utenti di utilizzare i loro iPad di nuova generazione senza che i riflessi del sole o anche di luci artificiali diano troppo fastidio. Inoltre, secondo questa nuova foto, sempre scoperta da Hamza Sud, sembra che finalmente la risoluzione di questi iPad aumenti sensibilmente. Infatti sono state trovate queste nuove immagini 3X, esattamente come è successo su iPhone 6 e iPhone 6 Plus, sui quali appunto è stata aumentata di molto la risoluzione. Sempre prendendo spunto da iPhone 6, sembra che i nuovi iPad avranno un nuovo design anche nel volume rocker. I due tasti più e meno infatti saranno contenuti in questa rientranza concava presente anche su iPhone 6 e iPhone 6 Plus, adottata probabilmente per non creare uno spessore troppo significativo. Un'altra cosa che finalmente sembra confermata, sempre dalla stessa foto che vi ho mostrato prima, sono i 2 GB di RAM. Questa sarebbe una scelta veramente azzeccata e soprattutto molto probabile. Spostandoci sul colore, sembra che questi iPad prenderanno gli stessi colori di iPhone 6, dunque grigio siderale, argento e oro. Avete capito bene, quest'anno anche i nuovi iPad saranno disponibili in colorazione oro. Infine, una novità software che si pensa sarà presente, nonché esclusiva dei nuovi iPad, è la modalità schermo diviso, che consentirà finalmente di eseguire più applicazioni allo stesso momento. Ecco forse cosa potrebbe aver spinto Apple ad aggiungere un altro gigabyte di RAM. Queste erano tutte le informazioni in nostro possesso riguardanti iPad Air 2 e iPad Mini. Molti pensano che verranno commercializzati intorno ai primi di novembre in tutto il mondo, esclusa probabilmente la Cina, o almeno così è stato l'anno scorso. Alcuni dicono invece che l'iPad Mini 3 non verrà commercializzato insieme all'iPad Air 2, ma che al contrario arriverà nel 2015, anche se io non ci credo molto. Bene, ma muoviamoci adesso sul mondo Mac. Durante questo evento verranno sicuramente presentati dei nuovi Mac, nuovi MacBook Pro, forse nuovi MacBook Air, probabilmente anche un nuovo Mac Mini, alcuni lo hanno pensato, ma cosa ben più importante, si sta parlando sempre di più di nuovi iMac ultra potenti e con display Retina. Fino ad ora il grande problema degli iMac è stata proprio la risoluzione. Attualmente l'ultimo iMac da 21,5 pollici ha un display Full HD 1920x1080, però ha soli 102 ppi, mentre l'ultimo modello di iMac da 27 pollici ha una risoluzione di 2560x1440, ma anch'esso ha solo
solo 109 ppi. Per schermi così grandi, ppi così bassi, infatti non sono gradevoli alla vista. Ma pare che finalmente quest'anno Apple introdurrà un display Retina nei suoi nuovi modelli di iMac. Bene, è giunta l'ora di parlare della notizia più interessante, la linea iPod Touch. Come saprete, al contrario di ogni anno, durante la presentazione di iPhone 6, Apple non ha rivelato nessun nuovo iPod Touch, lasciando delusi moltissimi utenti. Bene, sembra che voglia rimediare proprio durante la presentazione del 16 ottobre. Come ogni anno, infatti, Apple accompagna la copertina del suo evento con una frase, e quella di quest'anno è "It's been way too long", che tradotto in italiano significa "è passato fin troppo tempo". Infatti tutto questo avrebbe un senso, visto che sono passati ben 2 anni dal rilascio dell'ultima generazione di iPod Touch attualmente in commercio, la quinta generazione, e quindi chissà, Apple potrebbe veramente presentare un nuovo iPod Touch di sesta generazione. Se così fosse, riguardo le sue caratteristiche non è trapelato veramente nulla, però dovrebbe avere le stesse funzioni di iPhone 6, senza ovviamente la possibilità di chiamare, inviare SMS, utilizzare la rete cellulare, in quanto il suo hardware non è pensato per accettare una scheda SIM. Quindi ragazzi, io con questo breve video di informazioni spero di avervi un pochino chiarito le idee e soprattutto di avervi preparato per la presentazione imminente del 16 ottobre. Io vi ricordo che comunque potrete seguirla in live streaming sul sito di Apple. In Italia verrà trasmessa alle ore 19. Comunque vi invito a seguirmi su Twitter e su Facebook, perché oltre, se ci riuscirò, proverò a pubblicare dei post in tempo reale per aggiornarvi sulle novità, ma in più scriverò quando la presentazione è cominciata e come potrete seguire in streaming. Detto questo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere con un bel pollice in su, che per me è molto importante. Se volete condividere queste informazioni con gli altri, potete farlo, basta condividere questo video sul web e mi date anche una grossa mano, io vi ringrazio. Ma soprattutto, la cosa più importante di tutte, iscrivetevi al mio canale. Un grande saluto, ciao a tutti.